Un tempo vietate per ragioni mediche, le immersioni sono l'ultima frontiera a cadere per chi soffre di diabete. Stefano Rizzato. Trovare la felicità sul fondo di una piscina, in mezzo alle bolle, con le pinne ai piedi. Abbattere un tabù dolcemente, tornare un po' bambini, scoprirsi capaci di nuotare anche 40 metri sotto il pelo dell'acqua. Chi l'ha detto che le cose eccezionali sono vietate, che certe emozioni che solo lo sport sa dare sono proibite a chi soffre di diabete? Le frontiere stanno cadendo una dopo l'altra. L'ultima è quella delle immersioni subacquee, disciplina sportiva, non solo hobby, che ora può praticare in sicurezza anche chi deve convivere con un diabete di tipo 1. Abbiamo scoperto che applicando il protocollo giusto e con la giusta preparazione, la subacquea è possibile. È possibile ed è anche in realtà un grosso motore di motivazioni per la persona con diabete che trova appunto una scusa per curarsi al meglio per poter affrontare le immersioni subacquee. Stretto monitoraggio della glicemia prima dell'immersione, una terapia insulinica ad hoc per favorire la pratica sportiva e poi ovviamente il giusto allenamento. Sono queste le regole fondamentali indicate dagli specialisti dell'Associazione Diabete Sommerso. Per farle conoscere e soprattutto sperimentare è bastato un fine settimana tra aula e pinne alla Y40 di Montegrotto Terme, la piscina più profonda al mondo. 2 giorni per trovare la chiave degli abissi di una porta che finora era sbarrata. Noi questa porta la spalanchiamo e li accompagniamo a fare delle cose molto sfidanti ma anche molto appassionanti, proprio perché in un certo momento sono state per loro proibite, ci hanno quel qualcosa in più. Cosa meglio dell'immersione per regalarsi il gusto della conquista? Il codice prevede anche un segnale per comunicare sott'acqua una possibile ipoglicemia, ma in fondo alle regole e alla cautela, lì negli abissi, a prevalere il divertimento. Lo sport è una motivazione a curarsi meglio per poter ottenere appunto i risultati anche sportivi e quindi ha proprio una valenza terapeutica.